aperto a 360 gradi dal club, sia nell'assemblamento che nell'allenare, nel preparare la squadra. La squadra è una squadra che ha come Mosley, con Mosley sicuramente il punto di riferimento, un giocatore intenso, un giocatore forte fisicamente che fa costringe gli avversari a giocare in un modo diverso rispetto alle proprie abitudini, e in attacco è un giocatore che gioca sopra il ferro e quindi ha grande pericolosità offensiva. Coach, una chiave potrebbe essere far arrivare magari la palla in post basso e tagliare con le sue linee di passaggio a Martini e a Raivi, ovviamente. Gli esterni sono dotati di grande efficacia. Raivi è un giocatore che in questo campionato è uno dei migliori scorer, però in generale tutti gli esterni hanno buona qualità nelle mani, quindi la cosa migliore quando trovi una squadra forte e coesa come Legnano è difendere uno contro uno e soprattutto stare attaccati alla partita per 40 minuti. Per la 16ª giornata di Lega 2, Girone Ovest, è la volta della Virtus Roma di Coach Pechi a far visita al fortino del Legnano Basket. I Lombardi, dopo l'ottima vittoria sul campo di Rieti, vogliono ritrovare quella continuità di risultati ottenuta tra ottobre e novembre. Roma invece cerca di trovare una sua identità di gioco dopo le sonore di Coach Corbani. Legnano parte con il suo solito quintetto, con Zanelli Play, Raivio Guardia, Martina la Piccola, Pullazzi e Mosley sotto i tabelloni. Roma risponde con Chessa, Donadoni, Thomas, Landi e Roberts. Pronti via e sono subito gli attacchi a prevalere sulle difese, con Roberts e Thomas che in situazione di uno contro uno fanno spesso male dentro l'area. Legnano dal canto suo risponde con la solita fluidità del suo collettivo e con un Zanelli e Raivio in gran spolvero chiude il primo quarto avanti 33-23, con i capitolini spesso in ritardo sulle rotazioni difensive. Il secondo quarto parte come era finito il primo, con Roma in costante affanno nelle marcature delle guardie legnanesi e con i soliti Thomas e Robert a tenere in scia i laziali. Ma un ritrovato Martini e un grande Zanelli dall'arco fanno a fette la difesa giallorossa, sempre in perenne ritardo sui blocchi in sequenza e sui piani in rescarica, il che porta Legnano al 15esimo già sul più 15, 48-33. Ma i Lombardi abbassano troppo presto i giri del motore, specialmente in difesa. E Roma, con Roberts che continua in posizione di post basso a far male, recupera fino a meno 6, anche in virtù di due palle recuperate, con Chessa, protagonista che esce dalla panchina, e che porta Roma a riposo sul 55-46, limitando così in parte il pesante passivo di inizio quarto. Ma nel terzo periodo vengono fuori tutti i limiti di Roma, specialmente sulla tenuta difensiva, e con un attacco non sempre fluido che si appoggia troppo sul duo Thomas Roberts e ribaltando poco la palla sul perimetro. Legnano dal canto suo è una squadra ritrovata che muove la palla in attacco con una fluidità e una velocità disarmante e con un Zanelli stratosferico in tutte le zone del campo. I romani pagano dazio specialmente sui campi difensivi, dove Legnano è letale nello sfruttare i vantaggi in termini di spazio-tempo, che la porta a ipotecare la vittoria già a fine terzo quarto in virtù del 73-57 che chiude il periodo. Il quarto quarto parte con Legnano ancora più decisa e convinta e non c'è nessuna possibilità per Roma, nonostante la coppia Thomas Roberts continui a fare i miracoli. Zanelli è stellare, e non tanto per i suoi 29 punti finali, ma per il peso specifico e nei momenti della gara in cui ha letteralmente chiuso la gara, ossia nel terzo e quarto periodo. Finisce 92-77 con una bella Legnano e una Roma con tante cose da rivedere, specialmente sulla continuità del suo gioco, che va troppo a sprazzi sia in attacco che in difesa. Per la 16ª giornata di Lega 2, Girone Ovest, è la volta della Virtus Roma di Coach Pechi a far visita al fortino del Legnano Basket. I Lombardi, dopo l'ottima vittoria sul campo di Rieti, vogliono ritrovare quella continuità di risultati ottenuta tra ottobre e novembre. Roma invece cerca di trovare una sua identità di gioco dopo...
squadra di grande energia, una squadra determinata, volenterosa, con grande applicazione offensiva e difensiva, che ha condotto e vinto con merito. La mia squadra purtroppo vive di fiammate, fa alcuni momenti, alcuni minuti di cose buone, ma inevitabilmente ci perdiamo nei famosi bicchieri d'acqua. Io credo che dopo un inizio difficile, ritornati su 46 pari, non è possibile concedere 6 punti in 40 secondi e finire il tempo con un antisportivo. Credo che questa sia la cartina sotto il tornasole di quelli che siamo noi in questo momento. Noi dobbiamo fare intanto una grande presa di coscienza di tutte queste cose e le cose che sono successe nel secondo tempo, perché poi tutte le volte che ci avvicinavamo prendevamo un break di 5-0. A uscita dal time out abbiamo fatto una palla persa, un'altra volta una palla persa a metà campo, e ogni volta che c'era una chance o comunque in qualche modo si apriva un attimo, una breccia per poter ritornare in partita, puntualmente noi facciamo l'errore che lascia gli avversari avanti e in fiducia. Adesso, che è la prima del girone di ritorno, dove i livelli si alzano perché tutti giocano davvero per qualcosa, le partite diminuiscono, c'è bisogno di cambiare registro. Noi dobbiamo capire che è il momento di giocare con energia, di rispettare il piano partita, di applicarsi e giocare e fare quello che serve per la squadra, perché un errore di ciascuno ripetuto nella partita rompe l'alchimia, rompe l'empatia della squadra, e questo non ce lo possiamo permettere. Io parlo per la mia squadra, l'analisi sulla sua, giusto che la faccia lui. Io dico che la mia squadra ha giocato una partita solida di pallacanestro, è diventata una partita di emergenza negli ultimi 24 ore. Cioè, ieri durante il 16esimo una rovina verde, uno di spero rovina verde. Alla fine sono giocatori che qualche cosa possono darci sempre. Ieri sera vengo avvisato dallo staff medico che Maiocco ha 38,5 di febbre, e la partita si è già di per sé complicata e diventata complicatissima. Mettiamoci che in settimana praticamente Pulazzi non si è allenato perché aveva preso un colpo la settimana scorsa a Rieti e l'ha fatto una mole finanziata quasi tutta la settimana, e che Mosley aveva avuto un problema all'altra caviglia, è logico che la somma delle cose diceva ok, allerta. In più Roma secondo me è una squadra che almeno per potenziale offensivo non vale la classifica, che la qualità dei due stranieri sotto gli occhi di tutti, i nomi dei giocatori italiani sono nomi importanti, allenati all'inizio della stagione da un ottimo allenatore, subentrato un altro ottimo allenatore, e con sempre Roma mi sembra che la partita avesse tutto apparecchiato per essere difficile. Abbiamo avuto un momento di grossa difficoltà tra il 15esimo e il 20esimo, quando loro con la zona ci hanno un po' tolto dei riferimenti, lì con la difesa e un canestro importante di Zanelli nella palla recuperata di Tomasini abbiamo chiuso il primo tempo di nuovo con 8 punti di vantaggio. Poi il secondo tempo siamo stati bravi nei primi 5 minuti ad essere ancora solidi di fronte al loro tentativo di rimonta, e poi pian piano li abbiamo staccati, avendo logicamente una percentuale da 3 punti importante, logicamente il Rai di Zanelli dei protagonisti veri. Però mi piace rimarcare la partita, uno dice Toscano non ha giocato una gran partita, però ha giocato completamente quel ruolo, ha dovuto mancare gente grossa, pesante, per cui, e lo stesso Pulazzi, per cui voglio dire, in quel reparto lì sapete bene che quando a noi marca Maiocco dal punto di vista mentale, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico ci manca tantissimo, era per noi un test importante, secondo me l'abbiamo superato.